si basa l'attuale costruzione europea. Non esiste quell'Europa della solidarietà, quell'Europa delle politiche comuni, si parlava delle politiche militari piuttosto che delle politiche estere, piuttosto dell'emergenza immigrazione. Ma noi abbiamo una politica europea che è basata solamente sul mantenere determinati parametri finanziari che garantiscano la stabilità di una moneta, che non è più una moneta sovrana, ma una moneta quindi soggetta alle oscillazioni del mercato. E a chi giova tutto questo? E qui si spiega il ruolo della Merkel. Tutto questo giova soltanto alla Germania e ai paesi del nord. Perché se noi guardiamo le bilance commerciali dei paesi europei e in particolare guardiamo quella di Italia e Germania, scopriremo che la bilancia commerciale tedesca ha superato quella italiana solo in due occasioni nel dopoguerra. Con lo SME, quindi col tasso di cambi fissi degli anni 80 fino al 92, e da quando abbiamo l'euro. Allora questo spiega perché siamo tutti quanti qui a pendere dalla bocca della Merkel, perché questa Europa non è un'Europa che serve a far star meglio i cittadini e a cercare di rilanciare l'economia dell'Europa intera, serve a mantenere una moneta stabile che è una moneta sottovalutata rispetto a quella che avrebbe la Germania e da cui quindi la Germania ha un vantaggio competitivo e oltremodo sopravvalutata per i paesi come la Grecia, ma anche per i paesi industrializzati come l'Italia, che non sono un paese cicala rispetto alla Germania, ma semplicemente hanno dei fondamentali economici diversi, hanno un apparato produttivo diverso e hanno uno stato sociale diverso. Pensare che le riforme, si diceva prima, Tsipras non può pensare di farsi dare i soldi senza fare le riforme, questo è giusto. Cioè se Tsipras, la contraddizione di Tsipras oggi è dire io voglio restare in queste regole, quindi accetto quelli che sono i parametri europei, datemi degli altri soldi senza fare le riforme, questo non va bene. Ma il punto è, le riforme, l'austerity, si parlava prima della riforma delle pensioni. Sono la ricetta giusta, dice lei? Ecco, questo è il punto. Sono riforme che servono a farci stare meglio. La riforma Fornero, che è stata detto prima, abbiamo fatto con grande difficoltà, è fondamentale per far ripartire l'economia, far stare meglio i cittadini. No, serve soltanto a ridurre la spesa pubblica senza portarci a pareggiare il bilancio, perché meno PIL vuol dire meno entrate fiscali e soprattutto vuol dire speculazione sui titoli, per cui noi non rientreremo mai del debito, ma allo stesso tempo, avendo meno spesa, è possibile mantenere quella stabilità economica che fa gli interessi solo della Germania. Allora il problema è questo qua: noi oggi abbiamo una struttura che è solo economica, dove la politica non c'entra. La Germania ha questo ruolo perché ha tutto l'interesse a mantenere le cose così come stanno, perché è l'unico paese che ci guadagna da questo stato di cose. Rosa.